Ciao. Ciao, come stai? Bene, guardate ragazzi, ci dispiace, ma c'è stato un intoppo purtroppo con l'internet e allora non riusciva a entrare nel profilo di Comacchio in Danza per la lezione, perciò ne approfittiamo intanto adesso a fare una piccola intervista, che così vi facciamo alcune domande e dopo la lezione la facciamo fra poco, vedendo se riusciamo a risolverlo qui a Comacchio in Danza, altrimenti al profilo di Adela direttamente, ok? Così magari, perché non riesce praticamente a entrare dall'estero, dal nostro profilo, evidentemente ci sarà qualche problema proprio per l'antihackeraggio o qualcosa di simile, ok? Magari mutet per una hacker, ma che team c'è nuk duan c'è tipo den gaia stetit, sepse kan frik, sepse mosos di pushi nuk... Io parlo anche in albanese, visto che comunque lei è anche albanese, capisce benissimo l'italiano, ma ogni tanto per... Ma possiamo fare la classe anche qui? Possiamo fare tutto? La intervista possiamo anche fare qui, ma mentre tu fai, vedono noi, e non è proprio una gran cosa, eh? Ok. Cioè, vedere la mia faccia mentre tu fai danza non è proprio la cosa più bella del mondo. Allora, sì, dopo praticamente, ragazzi, dopo l'intervista che durerà una decina, quindicina di minuti, si ricollegheremo per fare un po' di sbarra insieme ad Adela e una mini lezioncina che lei praticamente vi proporrà. Ok? Intanto iniziamo a fare un po' di domande, va bene Adela? Ok, va bene, così io parlo anche in italiano e in albanese. Benissimo, meglio in italiano così un po' ci capiscono tutti i ragazzi. Okay. Intanto appunto Adela, ve la presento, è prima ballerina dell'Opera Nazionale Albanese, era qui da noi tra parentesi a gennaio, sei stato l'ultimo stage tu e Claudia Peppa prima che questa situazione si chiudesse, era proprio da poco da noi, allora io avevo il piacere che così chi non ha avuto la possibilità di fare la lezione con lei o per qualsiasi motivo possa conoscerla un po' meglio, visto che in futuro tornerà di nuovo a fare lezione a Comacchio in Danza. La Sara voleva farti alcune domande, poi inizio, faccio anch'io, va bene? Ok. Ok. Allora, Adela, intanto come stai? Sto bene, io e tutta la famiglia, ma speriamo di ritornare presto a nostra vita. E come sono le tue giornate al momento? Al momento fa tutte le cose che devo fare per il mio trainer, la classe, le exercise, warm up, yoga, e dopo fa la cosa anche la casa, cucino. Okay. Sì, perché dovete sapere che una buona cuoca, un'ottima cuoca, wow, tra parentesi suo fratello Angelo è un primo ballerino e mi diceva che in questo periodo le sta chiedendo qualsiasi cosa per mangiare, allora lei guarda su YouTube e praticamente sta intraprendendo la carriera di MasterChef. Sì. Brava. Sì. Allora, volevo una ragazza ti chiedeva appunto a quanti anni ha, a quanti anni hai iniziato la danza, come è stato il tuo percorso, praticamente che così conoscono un po', soprattutto da ragazza, i tuoi studi. Ok, questo lo parlo in albanese così è più facile. È un po' facile, sì. Adesso... E cambio l'ora in motion per 10. Hai iniziato a 5 anni? Ok. La ballatina pionerve, cioè una scuola par per ballet in Shqiptar, cioè un'istituzione ballerina te vege la tede startoi. Adesso è uno studio dove escono tutti i ballerini albanesi praticamente da lì, è una scuola, la scuola più vecchia della danza dell'Albania, dove escono tutti i ballerini. Ma poi startava a scuola nei balletti, nella motion 10 vieci, che studiava per 12 vite da cicli di trainimi di balletti classici, balletti contemporanei, balletti popolari, balletti tradizionali. Poi è entrato praticamente a 10 anni nella scuola del balletto albanese, dove ha studiato per 12 anni
balletto classico, contemporaneo, come si chiamano, balletti tipici, tradizionali, cose varie? Tradizionali, sì. Ok. Ma passa, dove studiamo dell'arte all'università per coreografie? Poi ha fatto l'università per coreografie, per coreografa. E già sai come, filova dopo noi ad in teatro in opera di balletti, si ballerina, professione in team di balletti classici. Ok, e in questo periodo l'università ha iniziato a ballare anche al teatro dell'opera albanese, come ballerina professionista. Ma passo, Tania, prima ballerina di teatro in opera di balletti, cam studio in team academies. Come soi në zënëse të vogla për të vazhduar traditën edhe për të realizuar ëndrat e tyre, që për mua janë shumë të rëndësishme, janë se ato kristalit e vogla që duhet rriten mirë që të shkëlqejnë deri në fund. Jam pedagoge në fakultet, ku jap një pjesë të mirë të leksioneve të koreografisë edhe të artit në zhanër të ndryshëm. Dhe per momenti in caccia. Ok, praticamente dopo è diventata prima ballerina, ha aperto una sua scuola, mentre ovviamente continua a fare la prima ballerina, è un'accademia soprattutto per i bambini piccoli, dove cerca di luccicare il loro talento per poter continuare la tradizione e farli e risaltare. Nel frattempo, praticamente attualmente sta anche insegnando in facoltà di coreografia in Albania, visto che da noi esiste proprio la scuola apposta. E cerca proprio di dare quello che ha ricevuto ai ragazzi più giovani che vorranno intraprendere la carriera da ballerini. E praticamente è la sua vita in poche parole. Në parcial, po. Por gjithmonë është pjesa tjetër që unë kam edhe kontrata si që është me shkollën tuaj, me shkollën në për Europë, jam eftuar si... Në pjesën e juris në premjë Roma Danca, isha në korikt vitit 2019, bashkëpunime do t'jenë shumë të mdaja gjatë 2020, shpresojmë që t'kaloj edhe kjo periud, sepse është shumë rëndësishme për ne balerinat që të ufësojmë. Ovviamente oltre queste cose picce che ha, praticamente poi ha delle collaborazioni, come magari è venuta da noi, cioè va in giro per l'Europa con altre scuole, è stata ospite e giuria nel premio danza Roma, premio danza praticamente del 2019, e adesso nel 2020 ha un sacco di eventi, però lei, come tutti voi ballerini, sta cercando di capire come andrà questa cosa, sperando che finisca il prima possibile e comincia a ritornare praticamente a fare quello che deve fare, visto che per i ballerini viaggiare e lavorare anche all'estero è una cosa importantissima, anche a 360 gradi. Ti piacciono più i ruoli drammatici o allegri? Tutti il due. Ok, tutti il due. Ma piaccio molto il balletto romantico. Romantico. E la tua marca di punte preferita? Gainer. Gainer, ok. Sì. E sei scaramantica? Hai qualche portafortuna, qualche gesto scaramantico prima di entrare in scena? Un bacio da Angelo. Dal tuo fratello? Da suo fratello. Okay. Da mio fratello, sì. Ok. Come è ballare con tuo fratello? Cioè, oltre a averlo come ovviamente fratello, alla fine è il tuo partner quando balli, no? Il passadue o cose varie. Qual è la differenza tra colui che è praticamente il tuo sangue, sei cresciuto insieme un po', poi io so anche che ci tieni molto, anche li fai un po' da mamma, un po' da... E praticamente un ballerino professionista normale che ovviamente ti lega solo il lavoro più che altro, cioè un fattore di amicizia, di lavoro, ma non un affetto così forte. La sì, differenza. Con Angelo sono comoda, come si dice, perché mio fratello... Lo amo tanto, è il mio fratello piccolo, così. Ma questo lo dice un albanese, ok? Ok. Ok? Problemi është që unë jam gjithmonë ajo strictia, kur kërcej me Angelon, sepse kërkoj më shumë dhe kërkoj që talenti ti të dali në perfekcion. Ndërsa kur kërcej me balerinët e tjerë, jam më individualiste dhe shikoj më shumë veten se sa partnerin.
Praticamente quando balla con suo fratello Angelo è un po' più pignola, perché ci tiene molto che anche lui migliori. Invece la differenza è che magari quando balla con qualche altro partner, ovviamente diventa un po' più individualista, perché ci tiene più a fare lei bella figura in certo senso, e invece quando è con suo fratello ci tiene molto che anche lui perfeziona tutto. Cavolo, E sono sei più persone nervosa? brutte. Ok, qualche altra domanda, amore? Se hai mai avuto nel tuo percorso dei momenti, ovviamente no, e se magari hai detto mollo tutto, non ce la faccio più, basta, lascio tutto. Sì, è vero questo. Sono tutte le Che tipico ballerine. ormai diventi i miei ballerini. Ok. Kaj që një periudhë shumë e vështirë, kur unë nuk paria dot të siguroja një vend në teatr, sepse nuk kishte hapësirë për pozicionet pune të lira. Edhe ndërkohë në atë periudhë unë kërceja dhe si soliste e parë, bëja dhe Okay. rolet e para, edhe si një njeri që dua gjithmonë që gjërat shkojnë mirë, të kem sa më shumë pozitivitet dhe nuk po merja atë satisfaksionin që unë kërkoja, edhe mendova që okay, ndoshta është më mirë që të shkëputem nga Shqipëria dhe të vazhdoj jetën time jashtë, diku në një teatr tjetër. Por kjo ndodhi për një periudhë shumë pak kohë, sepse gjërat ndryshuan edhe unë jam sot këtu ku jam, edhe pavarësisht vështirësive të mëdhaja ose pengesave që në profesionin ton janë. Praticamente c'è stato un periodo dove, soprattutto era prima solista all'Opera Albanese, però che lei ovviamente pretendendo di più da se stessa non riusciva a, per una questione di incasamento anche di persone, di cose varie, a diventare prima ballerina. Allora in quel momento ha pensato anche di andare all'estero, però è stato un periodo molto breve, perché in realtà dopo le cose sono cambiate, i ruoli sono stati presi e siccome lei ha molte esigenze su se stessa, dopo, essendo diventata prima ballerina, è rimasta in Albania, non ha più voluto andare all'estero. Sara Zani, che è albanese, tra l'altro, una ragazza albanese che adesso studia all'Opera di Vienna, chiede, la tua prima variazione. Com'è? La tua prima variazione. Variazione io ti parco, perché più lo hai per simile. Era parci che cresciu in teatro. Il mio primo variazione è Coppelia. Coppelia? Coppelia. Ah, Sì, ok. è Coppelia. Ok, perfetto. Io c'è cioè il mio primo il E primo la mia prima. quanti anni avevi? 21. 21, ok. Come prima ballerina di teatro, sì. Come prima ballerina, Sì. ok. Invece, il ruolo che tu ami di più, ruolo in cerchiamo da sciare, cioè per Ciano Shun. Giselle. Giselle, ok. Poi, la famiglia ti ha aiutato in questo tuo percorso oppure inizialmente non erano molto contenti? Che capita a volte? No, la famiglia ama questa professione, perché c'è la sua... Andrea Mamit, come si dice? Ah, è il sogno di sua madre Sì. praticamente. Per cui ha Ciu-ciu, avuto ai due mo... figli, da primi ballerini. Ciu-ciu, ai mo... Perciò, in certo senso, l'ha anche realizzato attraverso il loro successo. Un consiglio per i giovani nei momenti di sconforto, cosa puoi dire a loro per non mollare, per andare avanti? Unë e di që baleti është shumë i vështirë edhe ka shumë pengesa, ka shumë gjëra të vështira që ti të përballin për ditë. Por mendoj që çdo kush nga fëmijët e vegjël, çdo kush nga balerinat, duhet të kuptojë që fundi janë ato duart trukitjet dhe mendoj që talenti është gjithmonë ai që do të shkëlqejë pavarësisht çdo pengese. Edhe një zemër e mirë, një talent i mirë do bëjnë gjithmonë një njerëz të suksesshëm. Ok, praticamente dice che ci sono sempre ovviamente i momenti di sconforto, però devono sapere i ragazzi che devono sempre andare avanti e che in fondo un buon talento, nonostante gli ostacoli che la vita gli porterà, andrà sempre avanti. E comunque vadano le cose, se uno ha il talento e una buona persona, anche una buona persona, prima o poi avrà quello che si merita.
Poi cos'altro volevo chiederti? Quando eri in accademia, con in accademia, con poi accademia, dicevo stirieta, a chi se ogni xu a mezz'ora settimana, quando eri in accademia, c'era qualche. La vita com'era? Era difficile? Avevi dei scontri con altri ballerini giovani, altri ragazzi, o era tutto liscio? Gjithmonë jeta e balerinëve është e vështirë dhe besoj se nuk është aq e thjeshtë jetosh në një ambient me balerina, sepse balerinat gjithmonë janë më shumë individualiste dhe janë shumë egoist për të arritur atë që duan. Por unë mendoj gjithmonë dhe besoj shumë tek energjitë pozitive. Edhe okay. Besoj që njeriu duhet, okay. Ja, no, praticamente diciamo, se potete già passare un caritato, diceva che praticamente la vita dei ballerini è molto difficile, perché comunque ci siano gli scontri, ci sia l'invidia, c'è l'egoismo, c'è a livelli alti soprattutto, perciò prima o poi trovi sempre questi scontri, però ovviamente dopo devi pensare a se stesso, e lei soprattutto è una persona che pensa sempre in modo positivo, è molto positiva nel pensiero soprattutto. Perciò va semplicemente avanti. Dhe mendoj gjithmonë që balerinën duhet të garojnë gjithmonë me më të mirët, sepse duke kërcyer me më të mirët, ti mund të jesh vërtet ai ylli që shkëlqen në qell. E praticamente la cosa più bella è quando ti confronti e hai un con i migliori, praticamente hai un confronto con i migliori, perché poi alla fine se ce la fai brilli come una stella nel cielo. Ok, adesso ti faccio un po' di domande, dopo di saputi, ok? Ok. Estate, quale ti piace di più praticamente? Estate o inverno? Estate. Montagna o mare? Mare. Cinema o concerto? Concerto. Ballerino disciplinato o ballerino folle? Disciplinato. Dolce o salato? Come? Mangiare dolce o salato? E ambo la puoi curare cripula? Dolce. Dolce? Ambo sì, ok. A solo o passa due? Passo due. Con Angelo però. Sì, con Angelo, sempre con Angelo. Tutta o elegante? Come? Mettuta o poi elegante? Elegante. Caffè o tè? Caffè. Film, serie TV? Film. Alba, tramonto? Questo non ho capito. L'India di ieri dopo tramonto? Perandimi, tramonto, ok. Tramonto, cane sì. O gatto? Cane o gatto? Gatto. Pizza o pasta? Pasta. Corsa o bici? Corsa. Correre, running o bicycle? Correre. Gelato o torta? Gelato. Film romantici o thriller? Romantici. Tacchi o scarpe da ginnastica? Tacchi. Addominali o flessioni? Mi dici in albanese? Addominali, muscoli di barcut o pompa? Muscoli di barcut, addominali. Addominali, ok. Sì. Facebook, Instagram? So. Metà. Metà. Città o campagna? Città di Vogel, se temi. Città. Ah, la città, ok. Credente o laica? Besimtare o laica? C'è nuk... Besoj në mënyrën time. Ok, nella sua maniera. Introversa o estroversa? Introversa. O estroversa? Introversa? Sì. Ah, poi quando ti lasci però... Perfetto, poi colore preferito? Rossa. Rosso. Canzone preferita?
Vabbè, magari qualche albanese. Ci sono molti, no? Ok. Il cibo preferito, il piatto preferito? Il mio piatto preferito è carbonara. Carbonara? Sì. Ok. Hai un stilista preferito? No. Ok. La tua variazione preferita? Il mio variazione preferito è di Swan Lake. Swan Lake. Lago dei Cigni, praticamente. Sì. Ok. Poi abbiamo fiore preferito? Trandafilli. Ok, la rosa? La rosa. guardi lo sport e quale ti piace? Poi c'è sport e non sei focus. Kickboxing. Kickboxing? Wow. Poi, ballerina del passato che ti sei ispirata? Ballerina è The Squirrels, Capricio, Sunde, che mai ispirazione? La prima è albanese e Ambeta Turomane. Ambeta, ok. Ambeta e Lucia Lacala. Lucia Lacala, ok. Sì. Poi, hai mai avuto un infortunio? Che passa un ogni infortunio se... infortunio scuro portatore di scouse che passano ogni no. Team? No, no, mai? No, no. Mai? No. Ti curi abbastanza bene, questa è una buona sì. Cosa. Quante ore ti alleni? Sour... Dieci ore al giorno? Sì, 10 ore. Bene, così. E poi ci chiediamo perché ci sono queste aperture, capito? Se non avessi fatto la ballerina? Dottora. Il dottore? Sì. Passione invece oltre la danza? Perché la danza alla fine è il tuo lavoro, invece delle passioni, degli hobby o qualcosa di simile? Mendoci do dvezo e signi su esse balletti, passi chiamarò i carriera in si balleri, ed è mi piace shum crimi si coreografe, crioi. Ok, perciò gjithmon në ambitimin e kërcimit, duke ndonjë hobi të ndryshëm përveç kërcimit? Hobi tjetër kam sportin që më pëlqen të notoj. Ok, il nuoto, le piace il nuoto come hobi, come tempo libero? Okay. Të notoj dhe për momenti lexoj dhe bëj kuzhinën. Ok, perciò nuoto, cucina e leggere. E mi diceva appunto anche un'altra domanda, che praticamente dopo aver fatto la ballerina, il suo obiettivo è appunto creare le coreografie e creare degli eventi. Tra l'altro lei produce anche un spettacolo con suo fratello, che c'è stato anche l'anno scorso, praticamente a fine anno. Perfetto, poi cosa fai per mantenerti in attività in questi giorni? Bëj levan. Ok, perciò comunque la sbara? La sbara, sì. Addominali, muscoli e barcut, muscoli e coftra. Ok. Edhe mundohem të bëj vrap rreth në përshpi. Ah, e corre intorno a casa. Così, dalla disperazione, praticamente. Fa correre intorno, dalla cucina al salotto, dal salotto al bagno e così. Sì, così, così. Un giro. Ok, io ti ringrazio per la chiacchierata, che così magari i ragazzi possono iniziare a fare un po' la spara con te e magari iniziano anche loro un po' a correre in casa. Sì.